La suggestiva sala riunioni del Saddomu de Nannai a Samassi, alla presenza di numerose autorità provinciali e regionali e di un folto ed attento pubblico, ha ospitato un incontro dibattito sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la conservazione e valorizzazione dei prodotti sardi. Introducendo i lavori, Manuela Cabiddu, componente del comitato apolitico Identità e Futuro, ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'iniziativa, mentre è toccata a Giulio Mazzeu, capo gabinetto del presidente della provincia Fulvio Tocco, evidenziare come il fare sistema tra produttori, distributori e consumatori sia l'unica via da percorrere per valorizzare l'intero comparto agricolo. Come possiamo constatare, il disegno di legge regionale di iniziativa popolare conservazione e valorizzazione dei prodotti sardi e dei derivati dalla lavorazione di semole sfarinate di grano duro si articola in 8 punti: la tutela delle produzioni locali, l'istituzione di un marchio identitario di qualità con indicazioni di origine ad uso pubblico, disciplinari e contratti di filiera, istituzioni dell'organismo di controllo e vigilanza, le misure di sostegno e contributi, disciplina e sanzioni, norme finanziarie ed entrata in vigore. Insomma, adesso la parola passa a tutti i simpatizzanti che intendono sostenere questa iniziativa. Per concludere, consigliamo di andare a vedere il sito www.comprasardo.it per approfondimenti e per le bellissime immagini contenute.